Ultima regata della stagione per il Circolo Villa Garniano, una stagione lunghissima, tantissime manifestazioni. Lorenzo Tonini è il presidente, allora i ragazzi che chiudono la stagione 2019, ma prima ci sono stati veramente tantissimi eventi, tantissime manifestazioni. In rapida sintesi, quali sono stati i momenti clou di questa annata? Partendo dal fondo, oggi è una bellissima giornata con quasi 80 ragazzi ed è baciata dal sole e speriamo anche dal vento. Speriamo che quindi possano regattare ed è un bellissimo evento Trofeo Danesi che chiude questa stagione intensa. Prima del Trofeo Danesi abbiamo avuto le nostre classiche come la Gentleman e la 100 miglia che hanno richiamato gli appassionati del lago di Garda nonché stranieri e poi abbiamo avuto quest'anno questo impegno grande appunto che è stato il Cico e che però alla fine si è risolto con un successo a mio avviso non per quello che possiamo dire noi ma quello che stanno dicendo anche in giro, proprio anche l'altra sera ne parlavo ancora con il presidente Torre che ha confermato la soddisfazione per questo evento. Questo secondo me è stata una bella prova per il Circolo Villa Garniano nel 2019. Cico che tra l'altro ha celebrato proprio la conclusione del percorso fatto dai ragazzi dell'Università Cattolica di Brescia con la premiazione di tutte quante le medaglie olimpiche italiane ospitate nello stupendo scenario di Villa Bettoni, sicuramente una serata indimenticabile. Anche secondo me sono perfettamente d'accordo con quanto dici perché stiamo riuscendo a portare sullo stesso tavolo, comunque nella stessa piazza, visto che siamo a Vogliacco di Garniano, tutte le eccellenze del posto e una tra queste è anche Palazzo Bettoni che si è proposto e che ci ha ospitato per questa splendida serata dove, non dimentichiamo, sono stati numerosi i medagliati olimpici accorsi da tutta Italia e oltre ai vertici della federazione, oltre anche a Malagò che è venuto a farci visita, quindi un bellissimo evento nell'evento.